Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Parlavo in una recente pillola del fatto che le multinazionali considerano i vari territori economici territori di raccolta, di razzia, di prelievo. Il disastro sociale che viene creato dai governi che devono rispettare gli ordini delle multinazionali è del tutto irrilevante, vengono considerati effetti collaterali. Proseguo. Questa è la primaria differenza tra la banca di territorio e quella multinazionale. La prima vive in simbiosi con quel territorio ed è quindi interessata, non per ragioni etiche ma utilitaristiche, alla sua sopravvivenza, in particolare delle famiglie e delle imprese che lo abitano. La seconda può benissimo considerare un territorio semplicemente area di raccolta di fondi, che più utilitaristicamente possono essere impiegati attraverso le borse in aree di impiego, magari dall'altra parte del pianeta. Mi fermo qua e commento la pillola di oggi. Oggi sto facendo un distinguo perché l'altra sera a cena con alcune persone sentivo parlare male del sistema bancario, la colpa è delle banche. Attenzione, bisogna prestare una grande attenzione. Di che banche parliamo? Di banche sistemiche, di banche centrali, di banche locali? Esistono grandi differenze tra i modelli bancari e quello che si sta cercando da alcuni decenni di creare in Italia è passare da un sistema che inizialmente era di circa 1000 banche, 30-40 anni fa, a un sistema che arriverà, secondo le mie previsioni, a un oligopolio bancario con meno di 10 banche e forse attendere un duopolio bancario di due grandi banche, forse tre banche grandi, sistemiche a livello italiano. Questo disegno, che si potrebbe attuare nei prossimi anni, è ovviamente un disegno pericoloso. Perché? Perché le piccole banche, o comunque le banche di territorio, le banche locali, dato che traggono gli utili da quel territorio, hanno l'interesse simbiotico che quel territorio prosperi e generi utili, generi ricchezza economica, perché loro, quelle banche, vivono lì. Le banche multinazionali, invece, potrebbero considerare i territori come territori di raccolta, cioè dove raccogliere il risparmio, e poi magari fare territori di impiego in altre aree del pianeta dove la pressione fiscale o i costi del lavoro sia sensibilmente più bassi di quello italiano. Ecco, questa è una situazione paradossale e non ha niente a che fare col moralismo, con la bontà o con ragioni etiche. Non è che le banche locali siano più buone delle banche multinazionali, semplicemente le banche locali hanno creato il modello economico italiano negli anni 50 del dopoguerra perché si scelse di non andare su un sistema borsistico ma di sviluppare un sistema bancario adatto alle piccole imprese italiane. Oggi lo si vuole distruggere e questo è un pericolo. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.